Francesca Portincasa è direttrice generale di Acquedotto Pugliese. Lei ha detto che non c'è niente di più sbagliato che abbinare l'acqua al concetto di emergenza. La collaborazione col mondo scientifico, il mondo istituzionale, ISPRA, Istituto Superiore di Sanità, ci mette a disposizione modelli previsionali, capacità di pianificare e prevedere. Li dobbiamo usare in questa maniera, visto che l'acqua è quanto di più prevedibile nella sua imprevedibilità ci sia, ci permetterà di governarla meglio. Due esempi concreti. La crisi idrica che attanaglia alcune regioni del sud, l'osservatorio l'aveva annunciata già a febbraio e purtroppo non c'erano le opere che permettessero di contenerne al massimo gli effetti, però si sapeva che sarebbe arrivata. Dal lato Acquedotto Pugliese, l'esempio virtuoso, avere già chiare le idee di ciò che vogliamo fare per arrivare a ridurre le perdite, migliorare la qualità dell'acqua, soprattutto l'acqua da dare in agricoltura, migliorare il sistema depurazione, ricavare energia, ci ha permesso di utilizzare bene i fondi del PNRR avendo i cassetti pieni di progetti che abbiamo potuto mettere subito in campo. Un dato su tutti: quest'anno, da gennaio a giugno, grazie allo Smart Water Management, abbiamo recuperato 14 milioni di metri cubi di acqua. Il Digital Twin ci ha permesso di prevedere le esigenze per l'estate, per dare l'acqua a tutti, risparmiando e recuperando dall'ambiente.